Ai, che agonia! Vuole quella pannocchia a tutti i costi. Ai, Dios, non me ama. Ehi, voglio vedere cosa c'è sugli altri canali. Dov'è l'oscillatore su questa cosa? No, capito, basta fare un paio di collegamenti. Evviva! Prendiamo un televisore nuovo! Da immagine nitida hanno un televisore a forma di tavola calda degli anni 50. No, andiamo da Natura Shop, ne hanno uno assemblato dagli indiani Hopi. Noi non faremo spese in nessun negozio che persegua una sua politica. Ci serve solo una TV. Andremo al centro di scout di Ogdenville. Guarda che prezzi stracciati per questi televisori di marche famose, guarda! Non abboccare, papà, sono solo imitazioni scadenti. So riconoscere un Panasonic originale quando lo vedo. E guarda, c'è Magnet Box e Sony. Senta, voglio essere onesto. Questi sono tutti apparecchi eccezionali. Ma se a lei piace guardare la sua TV, e intendo guardarla sul serio, lei vuole un carnivalè. È dotato di spina a muro a due denti, fessura premodellata per il trasporto, incassatura esterna resistente antisconquasso. Venduto! Lei lo incarti e io comincerò a portarle le monetine. Tesoro, non credo che questi vestiti siano per noi. E per chi sono? Ehi, Brandy! Puoi metterti questa per lavorare. Oh, Cletus, quando lavoro devo indossare la divisa da Burger Queen. Ehi, mamma, qua c'è qualcosa. Oh, com'è bello. Sembra un vero Chanel. Ah, oh, lo è. $90. Ma il prezzo originale era di $2,800. Oh, come sei sofisticata, proprio come Lady Diana. Mi sta che è un sogno. Ma non possiamo spendere $90 anche se è un affare. Non sarebbe giusto comprare una cosa solo per me. Se fosse un tailleur che potremmo indossare tutti, forse... Ma dai, mamma, tu non ti fai mai un regalo. Ma non è vero, mi sono regalata una Irish Coffee appena 3 giorni fa. Certo che è una vera occasione. Compralo e basta, non devi razionalizzare ogni cosa. Va bene, lo compro. Gioverà l'economia. Sei uno schianto. Davvero? Ti piace? Oh, vorrei tanto indossarlo in un posto speciale. Tavola calda Sparox, eccoci! Che ne dici di un concerto o di un teatro? Oh, ma che serve uscire? Tanto alla fine torniamo sempre qua.